Omnibus che naturalmente parlerà soprattutto dei fatti della guerra che incombe sul Medio Oriente ma che inizia a far sentire i suoi riflessi anche fuori da quell'area. Vi presento subito gli ospiti. Buongiorno a Davide Giacalone, il direttore della regione. Buongiorno, benvenuto, grazie dell'invito. Buongiorno al senatore Alessandro Alfieri del PD. Buongiorno, buongiorno senatore. Grazie. Buongiorno a Umberto De Giovannangeli, l'Unità. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi buongiorno a Roberto Arditti, il direttore editoriale di Formiche. Saluto anche l'onorevole Deborah Bergamini di Forza Italia. Buongiorno Bergamini. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma subito mi collego con Silvia Brasca, la nostra Silvia Brasca, che credo sia nei pressi di Gerusalemme per le ultimissime sulla guerra, sul conflitto. Silvia. Sì, buongiorno a tutti. No, veramente sono a Tel Aviv, sono di fronte al Ministero della Difesa. Questo è il centro decisionale per ogni azione che viene portata avanti in questo inizio di quarto giorno di guerra. Qui in un bunker ogni giorno arriva anche Bibi Netanyahu. Innanzitutto le notizie della notte sono queste: i 200 attacchi su Gaza. Secondo il ministro della sanità palestinese sarebbero 704 le vittime della notte degli attacchi israeliani. Invece secondo un'altra fonte israeliana, passiamo sull'altro fronte, il Times of Israel, dall'inizio della guerra il numero dei soldati israeliani morti sono 124, 37 gli agenti di polizia. Quindi nel conto delle 900 vittime globali, quelle che si fa dall'inizio, da sabato mattina, vediamo quanto è grosso il numero delle vittime civili. E tra questi c'è il grande punto di domanda degli ostaggi. Allora, poco alla CNN l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha parlato di 100-150 ostaggi nelle mani di Hamas. Invece sempre Time of Israel dice che 100 famiglie israeliane sono già state avvertite che i loro congiunti, uno o più congiunti, sono nelle mani di Hamas. Sapere quanti sono e soprattutto dove sono è importante, perché abbiamo visto nella notte 200 obiettivi colpiti, il pericolo di colpire anche posti dove sono tenuti prigionieri civili israeliani è altissimo. Non è stata confermata la notizia di Hamas che già 4 sarebbero morti durante un bombardamento. E altre notizie che filtrano, qua si discute ancora sulle televisioni israeliane sulla notizia uscita ieri che l'Egitto avrebbe informato una decina di giorni fa Bibi Netanyahu che qualcosa di grosso stava muovendosi a Gaza, ma al momento sono solo voci smentite con decisione ovviamente dalla parte governativa, mentre Associated Press riporta che una fonte di Hamas avrebbe detto che solo pochi comandanti di Hamas erano a conoscenza di quello che sarebbe successo e di tutta la strategia messa poi, Silvia, in campo. Questo è, ripeto, è l'inizio. Dimmi. Silvia, è che ha avuto già qualche risposta all'appello di Netanyahu ieri per un gabinetto di emergenza con tutti dentro, proprio per gestire la difficilissima situazione che si presenta ora? Ostaggi e attacco a Gaza. Tenendo presente l'agenda che da sempre fa la storia di Israele, che nessuno israeliano viene lasciato indietro, come si dice, certo il primo a offrirsi è stato Yair Lapid, seguito da Benny Gantz, ma sul tavolo ci sono altri due nomi, quello di due ministri, Ben-Gvir e Smotrich. Sedersi per Yair Lapid e Benny Gantz, sedersi sul tavolo con quei due ministri, Ben-Gvir, ministro della sicurezza interna, e soprattutto con l'agenda di quei ministri, è molto 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 difficile. Quindi bisognerà trattare anche su quello, come potranno essere silenziati tanti punti di quell'agenda
perché in questi mesi di governo aveva fatto sì che venisse completamente accantonata, sottovalutata la questione di Gaza per concentrarsi invece su quella dei territori occupati del West Bank, dove ci sono gli insediamenti che devono essere protetti e che devono essere implementati. Questa era l'agenda di Ben-Gvir. Quindi trovarsi allo stesso tavolo non è facile, devono essere tolte, quello che dicono gli osservatori, devono essere tolti alcuni punti. Grazie Silvia, ci rivediamo nel telegiornale delle 13.30. Allora, la novità politica di ieri sera a livello, diciamo, internazionale è che dai paesi occidentali che si sono sentiti ieri in questa videoconferenza, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Italia e Francia, c'è il pieno sostegno a Israele, ma anche il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. È una novità così forte, Deborah Bergamini? Può cambiare qualcosa negli scenari? È un avvertimento, il tentativo naturalmente di salvare quel piccolo spiraglio di pace potenziale che ancora esiste in Medio Oriente e che il conflitto sembra aver spezzato definitivamente? Certamente sì, importante anche simbolicamente il segnale di questi quattro paesi europei che insieme al presidente americano si confrontano, importante, doverosa naturalmente la condanna rispetto a questo vigliacco, violentissimo attacco di Hamas ai confini, al popolo israeliano, però è evidente che dal secondo dopo sono partiti tutti gli sforzi politici e diplomatici possibili che debbono essere messi in campo per evitare un ulteriore incremento del conflitto, per evitare quella che si definisce escalation in un'area che è estremamente problematica, e lo sappiamo bene, è inutile adesso ripercorrere qua la storia del conflitto e la storia del Medio Oriente, però sicuramente è importante che si dia un segnale di grande compattezza da parte delle forze occidentali nel condannare quanto Hamas ha compiuto. Abbiamo visto tutti l'efferatezza di questo attacco, ma allo stesso tempo mettersi al lavoro. Oggi ci sarà anche un consiglio straordinario dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, altrettanto importante. Domani il nostro ministro degli esteri italiani si reca in Egitto, Egitto che può avere e avrà senz'altro un ruolo importantissimo di mediazione, perché una mediazione bisogna costruirla da subito. Quello che è successo è talmente grave, è talmente straordinario nella sua gravità, che cambia inevitabilmente le prospettive di tutto il Medio Oriente e forse non solo. Quindi è evidente che ci deve essere il massimo impegno, la massima responsabilità, nessuno escluso, nel cercare di ricostruire una strada immediatamente che possa diciamo cercare di riavviare un percorso, quel percorso che era stato naturalmente avviato con gli accordi di Abramo e che altrettanto evidentemente non piace ad alcuni paesi islamici. Alfieri, a proposito degli accordi di Abramo, ieri i leader dei paesi diciamo più moderati fra quelli arabi, c'è la Giordania, c'è l'Egitto, cioè paesi che hanno già sottoscritto accordi di pace con Israele, ma ci sono anche gli arabi che hanno una linea completamente diversa da quella l'Arabia Saudita dell'Iran, hanno detto in una dichiarazione comune, hanno sottolineato di essere fortemente al fianco del popolo palestinese. È evidente che non si può dire altro, però avvertono anche che vanno messe in atto tutti gli sforzi internazionali e regionali per fermare l'escalation a Gaza e dintorni e per impedirne l'espansione nella regione. Resta quel filo di dialogo con Israele e gli arabi moderati? Sì, resta. È inevitabile però che dovessero rispondere in questa maniera, perché devono fare i conti anche loro con le loro opinioni pubbliche, col popolo che comunque scende in piazza e a volte ha anche bruciato le bandiere. Cosa diversa sono le classi dirigenti che hanno lavorato per stabilizzare un quadro davvero complicato. In realtà Hamas è ora più complicato, non c'è dubbio, più complicato. In realtà Hamas compie un atto terroristico alzando il livello rispetto agli interventi precedenti. Lo fa utilizzando Israele come campo da gioco per la sua iniziativa, ma manda un segnale al mondo arabo, perché si sentiva isolato, perché appunto non andasse avanti nella costruzione di una rete
di accordi nell'ambito, nello spirito, nel solco degli accordi di Abramo, perché è evidente che con gli Stati Uniti dietro il rapporto fra Israele e Arabia Saudita si stava superando con l'attivismo di Mohammed bin Salman, i rapporti, non a caso Mohammed bin Salman era con al-Sisi in questi giorni, e dall'altra parte anche dentro il mondo palestinese, dove non solo il rapporto di Hamas con Fatah, seppure hanno stabilito una fragile tregua ultimamente, ha sempre definito Fatah rammolliti, corrotti, e se ci fossero le elezioni vincerebbero facilmente, le hanno bloccate, le ultime furono nel 2006, ma ci sono nuovi gruppi jihadisti che stanno crescendo e stanno mettendo in discussione la stessa Hamas. Quindi è anche una reazione molto forte per riaffermare la propria leadership sul mondo palestinese e dare un messaggio al mondo arabo, con inevitabili connessioni con Hezbollah, con l'Iran. Poi bisognerà vedere e capire se effettivamente c'è stata una guida dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che sono sempre molto attivi. Però c'è stata una sottovalutazione in generale di molti, anche da parte dei servizi occidentali. Come ci raccontava Brasca un attimo fa. Agnè, il leader di Hamas, pascola liberamente per il Medio Oriente, va in Qatar, gli hanno lasciato Gaza come se fosse il loro parco giochi da quando Sharon lasciò nel 2005, in condizioni devastanti, con un'opinione pubblica e con una popolazione che cresce nel mito della revanche. Quindi oggettivamente è una situazione complicata e difficile. Il quintetto che si è riunito ieri, non scontato, ha fatto una dichiarazione equilibrata da un punto di vista appunto dalla parte di Israele, perché ha subito un attacco terroristico, ma allo stesso tempo il diritto del popolo palestinese, perché comunque c'è un popolo che pagherà un prezzo, e pagherà un prezzo dell'azione dissennata di Hamas, e questo va rimarcato sempre. Roberto Arditti, sul campo poco fa l'esercito israeliano fa sapere, con una dichiarazione che è un po' strana, di aver ripreso più o meno il controllo alla frontiera con Gaza, che era quella fascia diciamo dove era avvenuta l'azione più forte, la strage dei ragazzi a rave party, la cattura di tanti ostaggi stranieri, l'occupazione di alcuni villaggi di frontiera, e fa sapere di aver recuperato, dicono loro, circa 1500 corpi di combattenti di Hamas da quando sono iniziati i combattimenti. Un numero enorme. E secondo me noi rischiamo di perdendo qualcosa nella valutazione di quello che sta accadendo. Stiamo perdendo molto, e soprattutto noi in Europa non abbiamo esatta contezza della contiguità territoriale di tutto quello che sta accadendo. Faccio un solo esempio. La più importante città del sud di Israele è Ashkelon, che ha più di 100.000 abitanti. La città di Ashkelon è dista dal confine con la striscia di Gaza 13 chilometri, cioè niente. Ma la distanza tra Ashkelon e Tel Aviv è 50 chilometri, quindi niente. Cioè, quello che dobbiamo cogliere, uno degli aspetti... Cioè, siamo in un fazzoletto di terra, vuol dire questo. E questo rende anche le operazioni militari, che inevitabilmente vedremo nei prossimi giorni, ma che secondo me, non casualmente, non sono ancora iniziate, se non per via aerea, estremamente complesse. Gaza, io ci sono stato una sola volta, per fare un'intervista ad Arafat, peraltro. Gaza è un fazzoletto di terra popolato da 2,5 milioni di persone. Sostanzialmente è un'area totalmente urbanizzata, nella quale, a maggior ragione dopo i bombardamenti di questi giorni, i movimenti di truppe corazzate sono tecnicamente impossibili. Significa che a Gaza, tranne che nell'avvicinamento, si deve, se la si vuole tenere sotto controllo con personale in divisa, entrare a piedi o quasi. Sì, praticamente sì. Umberto De Giovannangeli, allora, altra notizia che fa riflettere in questi minuti. L'esercito israeliano ha riferito proprio di questi istanti che militanti si sono infiltrati dal Libano nel territorio israeliano e che un numero di sospetti armati sono stati uccisi, mentre un ufficiale israeliano è morto dopo uno scontro con i militanti. Potrebbe aprirsi anche quel fronte, e sarebbe devastante, perché questo vuol dire che ci sarebbe direttamente il coinvolgimento degli Hezbollah, e quindi anche indirettamente o direttamente dell'Iran. Hezbollah non ha interesse in questo momento a pizzare il fuoco, è interessato all'esezione del presidente in Libano,
dove stanno sponsorizzando un candidato cristiano che sia filo Hezbollah. Quindi, però in Libano sappiamo che agiscono anche fazioni palestinesi e certamente non mancano i missili. Credo quindi che da questo punto di vista non sia tanto Hezbollah il problema quanto quelle fazioni, quei microcosmi armati che lì operano. Però lasciami dire, visto che ho la parola, che prima hai chiesto ai nostri interlocutori politici una valutazione su questa presa di posizione internazionale. Certo. Occupandomi da una vita, più ormai la prima volta che andai da quelle parti era alla fine dell'87, all'inizio della prima intifada, io reputo, lasciatemelo dire con forza rispetto alla tragedia che si sta consumando in queste ore, vergognosa questa dichiarazione, non equilibrata, è l'equilibrio della vergogna, perché quando, la cito testualmente, vi spaccio ansia, quando tu mi dici, e sei il Presidente degli Stati Uniti e sei il leader dei paesi europei, tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni... Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione, Hamas non rappresenta queste aspirazioni, non offre altro al popolo palestinese altro se non terrore e spargimenti di sangue. Ma io vi chiedo, dove stavate voi in questi anni? L'ultimo che ci ha provato a mettere in piedi un'iniziativa diplomatica fu Bill Clinton. C'è la fotografia alla Casa Bianca. Io ricordo allora, stiamo passando di più, non lo sto facendo riferimento soltanto agli accordi di Oslo del 93, a quelli del 2000, al tentativo di Camp David, quando lui cercò di riunire Arafat e l'allora primo ministro israeliano. 23 anni e Barak, allora dopo, primo ministro, poi successe tutta la passeggiata sulla spianata delle moschee di Sharon vinse le elezioni, successe la seconda intifada, ma sono passati 23 anni e stiamo ancora dicendo che noi supportiamo le legittime aspirazioni. Che cosa è stato fatto per realizzare queste legittime? Visto e considerato che il mantra su cui la comunità internazionale si è sempre mossa, questa, la soluzione a due stati, oggi tutti sanno che è impossibile, perché uno Stato palestinese... Sì, infatti hanno investito sugli accordi di Abramo, che sono contro di fare la soluzione a due popoli, due stati. Giacalone, ma... c'è stata disattenzione, troppa disattenzione occidentale rispetto ai fatti medio orientali? Consideravamo la questione controllabile da Israele in qualche maniera? No, non c'è stata disattenzione. Questa storia che l'Occidente è sempre colpevole di qualsiasi cosa, compreso non solo di quello che fa, ma anche di quello che non riesce a fare o di quello che non riesce a impedire, è la versione psicotica al contrario dell'antioccidentalismo. Cioè, avete tutte le colpe, quindi ergo siete responsabili di qualsiasi cosa, ma non c'ha senso. Lì il tema, non condivido la critica a quel comunicato, a quella presa di posizione dei paesi occidentali, perché lì il tema qual è? Noi, ma Israele, che riconsegnò dopo gli accordi di Oslo Gaza all'autorità nazionale palestinese, nessuno di noi nega i diritti e le legittime aspirazioni del popolo palestinese. L'Unione Europea invia aiuti finanziari e umanitari al popolo. No, non ha sospeso, ha straparlato ieri il commissario ungherese, è stato abbondantemente rimbrottato. Cioè, punto qual è? È che il nemico del popolo palestinese è Hamas, che usa i palestinesi, che vuole in miseria e morti per usarli come ostaggi per un'operazione politica che non è di Hamas soltanto, ma è di un gruppo vasto, Iran compreso, che minacciando la sicurezza di Israele intende minacciare la forza e la sicurezza dell'Occidente. Nel mirino ci siamo noi, non c'è qualcos'altro. Noi abbiamo tutto l'interesse a che il popolo palestinese stia bene, Hamas ha tutto l'interesse a che il popolo palestinese stia male, tant'è che chi ha fatto fuori l'autorità nazionale palestinese non sono certo gli occidentali e non è certo Israele, ma è il gruppo terrorista di Hamas. Questi sono terroristi come Hezbollah, nemici della civiltà. Famosa in tutto il mondo fiction televisiva di produzione Fauda.
Non era difficile. Diciamo gli operativi dell'intelligence israeliano, esattamente nel senso che diceva Davide Giacalone, dialogano con la parte che non è citata, ma che è dei servizi dell'autorità nazionale palestinese, che li aiuta a combattere l'altra fazione. Ed è esattamente questa la posta in gioco, ragione per la quale... Per quello dialogano anche con Hamas. Produzione israeliana è quel quella roba. La reazione militare delle prossime settimane non potrà che tenere conto di questo elemento, a meno che non si voglia, diciamo, da tutte le parti, portare questa vicenda alla tragedia collettiva ancora per decenni. L'unica trattativa vera che Israele ha fatto in questi anni li ha fatti con Hamas sulla questione dei detenuti. Cioè, su questo non possiamo nascondercelo. Guarda la storia di Galit Shalit. Chi è? Mentre l'autorità nazionale palestinese al tavolo aveva cercato sempre di porre la questione dei detenuti, dei prigionieri, che è una cosa sensibile dei palestinesi, chi è che le è uscito a liberarli? Vi do una notizia che è importante, perché l'esercito israeliano, ieri le Nazioni Unite hanno parlato di 123.000 sfollati già nella striscia di Gaza, che ha quei numeri. Stamattina l'esercito israeliano ha nuovamente consigliato i palestinesi di dirigersi verso l'Egitto. Il valico di Rafah è aperto, ha detto in un briefing il portavoce militare israeliano. A chiunque possa farlo consiglierei di uscire. Ci fermiamo un istante. Cadima. 8.31, onorevole Bergamini, cosa potrà fermare la guerra? Il premier israeliano Netanyahu ha detto che Hamas oggi è come l'ISIS ieri, quindi da fermare a ogni costo e con le maniere forti, fortissime. Dall'altra parte Hamas stamattina ha detto che si attende a un conflitto lungo e non ne ha timore. Come si ferma una guerra del genere? Ma è evidente che questo attacco di Hamas, questo attacco terroristico è stato preparato con ogni cura, con ogni capacità di pianificazione, con grande expertise, e che quindi chiaramente questi terroristi sono preparati ad affrontare uno scontro lungo. Ora il tema è la reazione di Israele. Quanta sarà la reazione di Israele? Quale operazione militare, con quale intensità Israele sferrerà? Questo è il grande interrogativo, perché è evidente, chiaramente la condanna è stata generalizzata, il diritto alla difesa di Israele è ovviamente chiaro, però bisogna vedere l'intensità di questa reazione, perché dall'intensità di questa reazione passerà, diciamo, l'espansione di questo enorme conflitto anche eventualmente ad altri stati, ad altri paesi, e passerà alla reazione dei paesi arabi. E quindi è evidente, cioè qui dobbiamo essere molto franchi, c'è un prima e un dopo il giorno di sabato scorso. E la situazione in Medio Oriente chiaramente cambia, e cambia la storia del Medio Oriente. Dobbiamo esserne tutti consapevoli, io torno a ribadirlo, ognuno avrà le sue posizioni, ma qua non si può non vedere quello che è successo. Non si può non vedere la gravità, l'efferatezza e il progetto che c'è. Qui i diritti del popolo palestinese c'entrano poco con questo atto di Hamas, che è un atto di terrorismo politico, per cercare di far ritornare Israele ad un isolamento nella regione, che con il percorso lento, faticoso, per carità, contraddittorio degli accordi di Abramo, aveva preso un'altra strada e che avrebbe rischiato invece di isolare gli sponsor di Hamas, l'Iran. Ancora più isolato che mai. Adesso non sappiamo se l'Iran ha avuto veramente un ruolo diretto, indiretto, di sponsorizzazione, non sappiamo tante cose di quello che sta succedendo, ma noi sappiamo che adesso la misura della reazione di Israele è la prossima mossa di questo scacchiere tragico, nel quale siamo tutti, al quale siamo tutti legati. Io mi trovo qui a Bruxelles perché c'è una riunione strategica del Partito Popolare Europeo, quindi ci siamo tutti i membri del Partito Popolare Europeo che per due giorni stanno studiando la campagna elettorale, si stanno preparando la campagna elettorale. È chiaro che la gravità di questi fatti ha fatto irruzione nel dibattito
politico anche qui all'interno del maggior partito, della maggiore famiglia politica europea, e lo ha fatto con grande forza. Anche qui ci stiamo confrontando, stiamo cercando di comprendere quanto la prossima mossa influenzerà l'escalation, che dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi. Ogni passaggio, ogni mossa deve essere messa in campo. Però, ripeto, è un atto terroristico, politico, che vuole cambiare la storia del Medio Oriente, e lo fa con una violenza che non è accettabile. L'Italia ripudia la guerra. Ripudia la guerra nell'articolo 11 della Costituzione come strumento di offesa, come mezzo per risolvere le controversie. Nessuno è felice della situazione che si è determinata. Nessuno. Però ora dobbiamo liberarci anche delle nostre più tenaci convinzioni e lavorare tutti assieme per una ricomposizione del quadro che vedo, ahimè, estremamente difficile. Spero anche, e finisco, che l'Unione Europea non tituberà nelle sue scelte, perché purtroppo in politica estera ho visto un'Unione Europea spesso titubante, spesso balbuziente. Non mi è piaciuto quello che è successo ieri, la sospensione dei soldi dati alla Palestina, poi sì, poi no, insomma non è un modo serio di affrontare la gravità della situazione, e spero che anche in questo vedremo dei cambiamenti, perché dobbiamo dare un segnale molto forte anche a livello dell'Unione Europea. Senatore Alfieri, aspettando l'Europa, oggi discussione con il ministro, comunicazione del ministro degli esteri italiani alla Camera e al Senato, si riuscirà ad arrivare a un documento comune? Comune vuol dire di tutto il Parlamento. Noi lo speriamo, come Partito Democratico ci stiamo lavorando, perché va dato un messaggio molto, molto forte, che l'attacco di Hamas è un attacco terroristico che va a penalizzare la popolazione civile, sia israeliana che palestinese. Questo è il punto fondamentale. Allo stesso tempo bisogna evitare un'escalation. Noi lavoriamo nel solco della dichiarazione fatta dai 27 paesi europei, che è già un miracolo, perché sapete che ultimamente non si riusciva neanche a mettere d'accordo. L'ultima volta che ci furono missili da Hamas, ve lo ricorderete, qualche anno fa su Tel Aviv, non si riuscì a trovare una dichiarazione 27 perché l'Ungheria si mise contro. Quindi noi lavoriamo nel solco della dichiarazione 27, no all'escalation, non destabilizzare l'intera area, evitare che ci sia una reazione spropositata da parte anche di Israele, perché la preoccupazione adesso è quella, e che gli aiuti umanitari vengano mantenuti. Ieri c'è stato, diciamo, questo cortocircuito a Bruxelles, in cui in un primo momento sembrava che volessero bloccare tutti i tipi di aiuto. L'Unione Europea non l'ha mai fatto. Un conto sono gli accordi economici, che rischiano di portare risorse nelle mani direttamente di Hamas, altri sono invece gli aiuti umanitari attraverso la Croce Rossa. Complicato, difficile, ma quei canali devono essere tenuti aperti, così come bisogna tenere aperta la possibilità di curare i pazienti gravi. Io capisco la reazione di Israele, il blocco totale di Gaza è figlio di un'emotività e anche di una reazione di Netanyahu che rischia anche il posto. Militare, di una necessità militare, che rischia naturalmente. Dal punto di vista della fornitura dell'acqua, sappiamo quella zona, lo si diceva prima, un fazzoletto di terra urbanizzata con 2 milioni e passa di persone, rischiamo di fare una vera e propria carneficina. Quindi dalla parte di Israele, che abbia una reazione in linea, come dice anche la dichiarazione europea, col diritto internazionale, però attenzione a non andare a colpire non Hamas, ma alcuni innocenti rischiano di pagare un prezzo enorme, quindi bisogna sempre trovare questo equilibrio. Allora, ne avevamo parlato prima nel collegamento con Silvia Brasca, è confermato oggi ci sarà una riunione dei leader israeliani per decidere se si formerà il governo di unità nazionale. Davide, allarghiamo un po' il compasso però. C'è una vignetta in prima pagina del Fatto Quotidiano che fa un po' riflettere. Si vede uno Zelensky che telefona agli altri paesi occidentali e dicono: no, adesso c'è una guerra più bella, e Putin che gongola dall'altra parte. Cosa cambia l'apertura di questo fronte completamente diverso, un'altra storia proprio, nella situazione geopolitica internazionale? Cioè, a questo punto la Russia può in qualche maniera essere soddisfatta che l'Occidente si trovi anche a dover affrontare un'altra situazione del genere? Beh, non è casuale il fatto che Hamas possa utilizzare i droni di fabbricazione iraniana che vengono forniti anche ai russi
nella guerra d'invasione della, certo, dell'Ucraina, nel senso che l'aumento delle tensioni, l'aumento dei focolai, l'aumento dei fronti di guerra va nell'interesse di paesi che dall'ordine mondiale riceverebbero in cambio una sostanziale esclusione e condanna, a cominciare dall'Iran, la Corea del Nord, la Russia di Putin. La Russia di Putin, perché questo è oggi uno stato criminale, non a caso Putin è ricercato dalla Corte Penale Internazionale, c'è un mandato di cattura per crimini contro l'umanità. Allora, il tema qual è? È evidente che la fine della guerra fredda, quindi il crollo dell'Unione Sovietica, ha cancellato il mondo delle due potenze che dividevano e in qualche modo tenevano in equilibrio il mondo. Questo mondo non poteva essere sostituito, quello della guerra fredda, da un mondo unipolare, monopolare, occidentale, statunitense, che è comunque il posto migliore, il posto più libero, più ricco, più sano, più longevo, più democratico, e fino a prova contraria. Però non può dire che il mondo può essere unipolare. Motivo per cui si sono create una serie, cresciute, istituzioni multipolari importanti, da quelle del commercio, perché non è solamente la questione di sola politica, quella è il commercio. Molti hanno criticato per esempio l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma era un atto politico di distensione, di convivenza, di collaborazione. La globalizzazione, che è partita dal 1991 in poi, ha aumentato la ricchezza collettiva, non sono mai diminuiti così tanto i morti di fame nel mondo, purtroppo ce ne sono ancora, ma sono quasi tutti in zone di guerra. Quelle che erano estranee alla guerra sono popoli che sono usciti dalla fame, cioè questo è il nostro successo, il successo del nostro modo di vedere il mondo. Si seminano anche dei nemici, e i nemici cosa sono? Le teocrazie, sono le dittature, sono gli stati canaglia, sono gli stati che campano di traffici, compreso quello della droga. Rispetto a questo ci sono altri mondi, altri luoghi del mondo, come per esempio l'Arabia Saudita, e dopo gli accordi di Ebrano, per tornare alla nostra vicenda medio orientale, si avvicinano alla possibilità della convivenza senza contrapposizione. Questa iniziativa di Hamas è al soldo delle centrali del terrore che vogliono evitare che questo accada. Quindi questa è la partita politica, è una partita politica aperta. Quello che oggi temiamo più di ogni altra cosa, i morti israeliani sono lì, i rapiti è un ricatto infame, ma quello che adesso temiamo è la carneficina di un popolo palestinese che è preso in ostaggio dai terroristi di Hamas. Davide, scusami però. Mi fai dire, ti faccio dire subito, perché voglio leggerti la dichiarazione di Lavrov proprio su questi temi. Secondo il ministro degli esteri russo, appena arrivata, l'Occidente avrebbe deciso di estendere la sua influenza nello spazio post-sovietico, come dimostrerebbero le ultime esercitazioni della NATO, senza precedenti alla guerra fredda. Insomma, come voleva si cerchiamo... dimostrare. Però scusami, ma visto che il Medio Oriente compare e scompare a seconda, diciamo così, delle paturnie mediatiche, scusate, ma in Siria perché si è data la possibilità alla Russia e all'Iran di insediarsi per difendere e supportare il macellaio di Damasco? Cioè, si è data la possibilità, se la sono presa da sola. Se la sono prese da sola. E perché si è ritirato l'Occidente? L'Occidente è in fuga da tutta una serie di di teatri. Vogliamo parlare dell'Afghanistan? Vogliamo parlare della Siria? Cioè, quindi bisogna essere un pochino più... È bello, perché l'Occidente, bisogna quando essere un po' più liberati. Davide, quando la fai imperialista. Vedi Davide, no, e vedi Davide, il problema è che noi ce la possiamo raccontare come ci pare. Questa anche storiella che il popolo palestinese è ostaggio di Hamas. Sì. Ora, si dà il caso che io un po' Hamas e quegli zoghi li bazzico, e sono stato anche lì a raccontare le prime e uniche elezioni libere che sono state in Palestina. Le ha vinte Hamas. Beh. E c'erano centinaia di osservatori internazionali guidati dall'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. Cioè l'idea che Hamas sia una specie, diciamo, di jihad islamica che si è sovrapposta ad un popolo palestinese è una fandonia. Ma perché se uno noi vince le elezioni non può prendere in ostaggio il suo popolo? Noi dobbiamo chiedere, ragazzi, innanzitutto Davide, su quelle ragioni che hanno portato un popolo che non è certamente un popolo jihadista come quello palestinese a votare per Hamas. E certo, non furono fatti quel... No, semplicemente perché l'autorità nazionale palestinese era un'autorità corrotta che aveva
che era un'autorità, era questo. Tant'è vero che le liste si chiamavano le liste delle mani pulite, mani jihadiste. Allora, il leader politico di Hamas divenne anche primo ministro. Divenne anche primo ministro. Allora, noi non possiamo fare di tutta un'erba un fascio. Cioè, una cosa sono i gruppi qaedisti, un'altra cosa sono movimenti islamo-nazionalisti che hanno fortemente... sostanzialmente scomparsi. Che hanno un forte radicamento anche dentro la società, perché se no ci raccontiamo un'altra storia. Hezbollah in Libano rappresenta un pezzo fondamentale della società sciita, sta dentro il governo, c'è un welfare. Però la parte peggiore di questo, ISIS e dintorni sono stati eliminati ed erano un rischio enorme. Ma guarda che questo non è che sia rivelazione, ma guarda che Netanyahu, che governa Israele da una vita, con Hamas ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo. Proprio perché per certi momenti era stato visto Hamas addirittura come un freno ad una, all'espansione del qaedismo e dell'ISIS. Questo è evidente. Vorrei solo aggiungere questo elemento, perché credo che le nostre analisi debbano innanzitutto avere una concretezza nel guardare le cose. E la cartina geografica ci dice cose importantissime. Intanto io penso che noi europei tendiamo sempre a guardare quello che stiamo facendo noi, che fa l'Unione Europea. E in queste vicende in realtà l'Europa ha fatto quello che poteva negli ultimi decenni. La verità è che non siamo i detentori della soluzione dei problemi del mondo. Ed è anche ora di smettere di ragionare come se noi potessimo sistemare tutte le cose del mondo, anche perché tanto non ci si riesce. Già abbiamo faticosamente, basta l'intera storia del Novecento, messo a posto le cose a casa nostra e l'abbiamo fatto con alcune centinaia di milioni di morti. Figuriamoci se riusciamo a mettere a posto il mondo. Ma detto questo, Stati Uniti. Basta guardare la cartina geografica. Gaza, la striscia, ha due lati di questo rettangolo che confinano con Israele, uno con il mare e il quarto con l'Egitto. Certo. Qualcuno pensa che l'imponente dispositivo militare utilizzato sabato e che viene utilizzato anche in queste ore sia arrivato da Israele? La vedo un po' difficile. Via mare sicuramente un po' di questo materiale è arrivato, rimane un confine con l'Egitto. Ora l'Egitto è dell'intero continente africano il paese con le più strutturate, antiche ed organizzate forze armate dell'intero continente africano, compresa l'Africa nera, per numero di persone militari in divisa e per armamento. Un po' vecchiotto magari, ma allora... Però è un gigante ai piedi di argilla. Voglio dire è che nulla accade per caso. Se il gruppo di Hamas è stato capace di costruire, assemblare più che costruire, 4.000 missili da lanciare nella sola giornata di sabato, significa che dietro c'è stato un movimento di carattere industriale che lo ha permesso. E allora, e finisco, questa storia si sistema in modo dignitoso se e solo se 4 o 5 grandi protagonisti del mondo islamico decidono di sistemarla almeno un po', altrimenti le chiacchiere continueranno come le abbiamo viste fino ad ora. Onorevole Bergamini, ma la guerra scoppiata in Medio Oriente è un fatto, diciamo, che può starci nella storia complicatissima di questi 80 anni in quella zona, o è un nuovo episodio di quella guerra mondiale a pezzi, l'immagine evocata da Papa Francesco e che purtroppo ha avuto tanta fortuna? Io temo che siano vere entrambe le cose. Credo che adesso, tra l'altro, sono stata incaricata della responsabilità degli esteri di Forza Italia e nelle ultime settimane mi sono mossa, e muoversi, vedere, è molto più efficace di qualunque fonte di informazione indiretta. È evidente che c'è una crescente destabilizzazione in tantissime zone. Per esempio, sono stata nei Balcani un paio di volte nelle scorse settimane, e anche lì ci vorrebbe un'altra puntata, due o tre di Omnibus, per poter spiegare la crescente complessità, le crescenti tensioni sottostanti che ci sono. Quindi questo significa cosa? Significa che abbiamo il fronte aperto in Ucraina, significa che abbiamo i Balcani che sono in una situazione di crescente tensione e fibrillazione per mille ragioni diverse, ma è un fatto, e abbiamo questo incredibile, violentissimo attacco di Hamas al popolo e allo Stato di Israele. Quindi
si moltiplicano le complessità, si moltiplicano le tensioni. C'è un disegno supremo e una capacità di intelligenza che gestisce tutto questo? Non so rispondere, nessuno sa rispondere. È evidente che però sta crescendo questa dimensione. Io non posso dare spiegazioni, non ho la capacità di dare spiegazioni a tutto questo, ma un fatto c'è, e cioè non esiste più una terra promessa nel mondo. È finita. Con l'Australia e la Nuova Zelanda abbiamo finito con le terre promesse, con i luoghi possibili di crescita, di espansione, di aspirazione di qualunque popolo. Siamo in una dimensione in cui cresce la competizione fra gli stati. Siamo tutti competitors. Vogliamo qui disquisire su che cosa è stata la globalizzazione? Lasciamo perdere. Il professor Tremonti e molti altri sarebbero più capaci di me. Però è un fatto. È un fatto che oggi gli stati, volenti o nolenti, si trovano in uno stato di crescente competizione fra loro. E tutto questo determina una situazione di tensione costante, dove si incrociano aspetti strategici, geopolitici, militari, economici, finanziari. Tutto questo significa che non c'è una risposta concreta, specifica, ma c'è un impegno responsabile di ciascuno Stato del mondo, di ciascun partito politico democratico del mondo, nel cercare di affrontare questa complessità, senza ipocrisie, se possibile senza stereotipi, e lo ripeto ancora una volta, se possibile con un grande spirito di concretezza, perché è evidente che è questa polveriera che noi vediamo in Medio Oriente che può allargarsi in un attimo, basta una reazione in più del necessario di qualunque stakeholder, di qualunque paese, di qualunque gruppo di interesse, e può esplodere veramente, rischia veramente di creare un effetto domino che nessuno può gestire. Quindi bene, a mio parere, e concludo, che l'Occidente, le democrazie liberali, che sono una forza nel mondo e che non devono essere messe in discussione in quanto democrazie liberali, poi faranno gli errori che devono, ma sono un punto di forza nel mondo, lavorino assieme. Ecco perché torno anche al segnale dato ieri: può piacere o non piacere il comunicato finale, ma conta l'impegno responsabile collettivo, deve essere al primo posto, deve essere in primo piano, e conto davvero che anche attraverso l'azione diplomatica italiana, l'azione diplomatica francese, quella tedesca, quella inglese, certamente quella americana, si possa lavorare con gli stati arabi più responsabili per poter riuscire a frenare questa escalation che vediamo tutti chiaramente di fronte a noi. Senatore Alfieri, la domanda sorge spontanea sentendo Bergamini. Non c'è più una terra promessa, però ci sono gli enormi movimenti migratori che non siamo in grado di controllare, che sono la ricerca di una terra promessa, di una speranza di qualche cosa, se non una terra promessa. Questo è un grande tema. Io sono stato a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite, la Presidente Meloni ha voluto porre questo tema all'interno delle Nazioni Unite. Io avrei provato a porre il tema in una dimensione più ampia, perché non è una questione, diciamo, securitaria. Io non condivido, per esempio, l'approccio del dai soldi e ti tieni migranti, è maledettamente più complesso. Serve un approccio in cui si incominci a parlare. Mi pare che si sia capito che è più complesso. Come tutti i paesi europei, di ragionare finalmente di canali di migrazione regolare, di farlo tenendo conto del fabbisogno annuo in termini di sostenibilità del welfare e sostenibilità del sistema economico produttivo, con una collaborazione delle associazioni di categorie e forze sociali, accordi con la sponda sud del Mediterraneo, in cui fai partenariati economici, di formazione, in cui non affronti il tema della migrazione come se fosse solo una questione dei barconi del Mediterraneo, e poi di nascosto fai un decreto flussi che passa da 80.000 a 400.000 e l'anno prossimo ne avrai bisogno probabilmente 800.000, serve un approccio integrato. Ora, si parla molto di questo piano Mattei, noi vogliamo sapere che cos'è questo piano Mattei, non sappiamo le risorse, sappiamo che tipo di accordo. Sì, però siccome se ne parla da un anno, noi adesso vogliamo capire che cos'è in realtà. E le singole ambasciate è stato chiesto di fare una verifica dei piani di cooperazione, se i soldi sono stati spesi o non sono stati spesi. È una questione estremamente delicata, anche il patto di immigrazione a cui si è arrivato, abbiamo visto le difficoltà di chiudere a livello europeo, perché se lo si affronta solo in termini di appunto lotta ai trafficanti, che ci deve essere dura, ma se non lo affronti in termini
di canali di immigrazione regolare, con il problema che abbiamo noi, con la demografia che sta crescendo in Africa, dove vai quando la maggior parte dei paesi africani ha sotto i 30 anni il 75% della propria popolazione? Che è la soluzione, però, a un altro problema che abbiamo, che è quello demografico, ma avremmo aperto tutto un altro capitolo. Ci fermiamo un istante. Allora, 10 minuti per questo blocco, quindi dobbiamo essere un po' veloci. Parto da Umberto e Giovannangeli, che è un vero esperto di questioni medio orientali. Ecco l'ultima cosa che ha scritto, l'ultimo azzardo di Re Netanyahu, la democrazia in pericolo, con altri colleghi. Umberto, il Sole 24 Ore di oggi, copro questo libro, ma vi mostro il titolo del Sole 24 Ore, i venti di guerra generano la crescita. La preoccupazione del governo è forte su questo. Aumento dei prezzi dell'energia già... come dire, da contabilizzare, non solo, ma il rischio che ci sia quella recessione che forse eravamo riusciti a evitare con l'Ucraina. Ma io direi che più che un rischio è una quasi certezza. Qui dobbiamo renderci conto che o c'è una politica europea su questo terreno e quindi si superi, diciamo così, gli egoismi sovranisti dei singoli stati su questo, sulla bolla petrolifera, eccetera, oppure noi siamo destinati ad una situazione di drammaticità, anche perché, come Davide diceva in precedenza, noi per non prendere il petrolio, il gas dalla Russia, abbiamo interloquito con regimi del Nord Africa, tipo l'Algeria, ad esempio, ma la stessa Tunisia, che oggi su questa vicenda sono a sostegno dei palestinesi. Quindi rischiamo di dover ritessere una tela. Una tela, ma non, a quel punto non si capisce neanche verso quale direzione. Certo, perché sono finiti i fornitori. Roberto, è così? Bisogna anche fare pace con la realtà. Il gas lo si può prendere solo da chi ce l'ha. E siccome chi ce l'ha si chiama Azerbaigian, Qatar, Algeria, se potessimo prenderlo tutto da Lussemburgo o dall'Olanda faremmo... O da Malta. Ma siccome il gas ce l'hanno questi paesi qua, e noi abbiamo deciso con un glorioso e coraggioso referendum nazionale di chiudere le centrali nucleari italiane, e adesso non ci dobbiamo lamentare... Tanto per fare un esempio. Apri un altro fronte di discussione Solo per ricordare che in Europa noi riusciamo a farci da soli questo, come anche i tedeschi che hanno chiuso le loro centrali nucleari alla vigilia della più grande impannata dei prezzi del gas della storia moderna. Siccome noi europei, figuriamoci... Poi le hanno riaccese parzialmente. Sì, certo, ma le avevano spente tutte. Certo, figuriamoci tutte spente. Se noi europei, che riusciamo a farci da soli questo, siamo in grado di mettere a posto tutto il mondo. Credo, e mi taccio, comunque, che le tensioni internazionali crescenti su vari fronti indurranno anche le autorità monetarie quantomeno ad interrompere la crescita dei tassi. La politica della... Penso di sì, e credo sia arrivato il momento anche di invertire quella tendenza. E tutto questo naturalmente potrebbe avere un'influenza anche sulla riscrittura del patto di stabilità, tanto per rimanere alle cose nostre. Cioè, una grave difficoltà economica che dovesse accentuarsi proprio per una situazione di crisi che rischia di far alzare i prezzi energetici, potrebbe avere potenti influenze. Le regole del patto di stabilità, che poi si possono discutere, condividere o non condividere, ma le regole del patto di stabilità, sia quelle vecchie che quelle che si stanno negoziando, servono per i momenti di crisi, è un po' come l'assicurazione. Certo. Non è che, cioè, se non succede niente va tutto bene, in effetti non sono regole così cogenti. Quindi il tema della revisione del patto di stabilità è, nel caso in cui ci si trovasse di fronte a un momento di recessione, che al momento non c'è, di recessione, i rientri dall'eccesso di debito e di deficit devono comunque continuare, perché in questo caso sarebbero, come si dice, prociclici, cioè aumenterebbero le difficoltà. Il nostro problema italiano, però, non c'è dubbio che il negoziato del patto di stabilità è importante, e il nostro partner fondamentale è la Francia. Se non altro perché i francesi sono arrivati al 100% del debito sul PIL. Quindi il nostro problema italiano, ieri ci sono stati rilievi della Banca d'Italia, credo assolutamente fondati, è che la traiettoria dei nostri conti pubblici, in un paese che continua a essere in crescita, dice la Banca d'Italia, noi l'anno prossimo il governo prevede una crescita dell'1,2%, con una del prodotto interno lordo, con una diminuzione del debito dello 0,1%. Ora, l'1,2% è di un ottimismo
considerevole. L'ottimismo va premiato, però non deve essere sconsiderato. E se non fai l'1.2 non prendi neanche la diminuzione dello 0.1 del debito, se non prendi la diminuzione dello 0.1 del debito, posto che i tassi di interesse non li fissa la Banca Centrale Europea, quello è il tasso di sconto, il tasso di interesse lo fissa il mercato, per il mercato il debito italiano verrebbe venduto a un prezzo più alto, il risultato è che ci impoveriamo, quindi abbiamo tutto l'interesse proprio egoistico a far scendere quel debito. Ma allora quei numeri forse devono essere rivisti. L'occasione è quella della legge di bilancio. Allora Alfieri, vengo da lei dando due notizie, che le aperture delle borse europee sono tutte positive, Milano guadagna l'1,03%, però siamo in apertura naturalmente. Ma la notizia più importante arriva ancora dal Medio Oriente. Vi avevo detto prima di quell'appello dai militari israeliani a recarsi al valico di Rafah. Bene, secondo quanto riporta la BBC, il valico è chiuso. Marcia indietro sul consiglio rivolto ai palestinesi di lasciare Gaza attraverso quel valico. La verifica l'ha fatta la BBC e sta in anche situazione... Anche perché l'Egitto perché dovrebbe prendere centinaia di migliaia di... Io davo conto di quello che dice no, le autorità. No, però dico, guardiamola dal punto di vista egiziano. Alfieri, l'economia e questa crisi. Ma dal punto di vista dei nostri approvvigionamenti energetici è chiaro che con la diminuzione della dipendenza dalla Russia dovevi costruire accordi con Azerbaigian e Algeria. Il rapporto con l'Algeria è un rapporto solido, nonostante una parte della sicurezza di Algeri viene garantita dalla compagnia Wagner, quindi con forti legami con i russi e storicamente anche inevitabile tra Algeria e Tunisia, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in passato ha trovato proprio casa, quindi è inevitabile che Algeri e Tunisi facciano dichiarazioni di sostegno alla causa palestinese. Però mi sembra che insomma, i rapporti siano solidi, semmai il problema è il contrario, l'abbiamo visto tra Azerbaigian e Armenia, dove il governo ha fatto fatica a fare mezza dichiarazione, almeno per garantire un esodo ordinato degli armeni che scappavano dal Nagorno-Karabakh, però oggettivamente è complicato. L'unico paese europeo da cui noi prendiamo il gas è la Norvegia, in maniera significativa ne prendiamo il 13%, è una difficile diversificazione, lo dico anche perché... anche il gas che portiamo, il gas liquido, ha bisogno di rigassificatori, quindi serve un salto di qualità anche della nostra politica, non si può fare del populismo sulla parte della diversificazione energetica. Il prezzo del petrolio sembra non crescere più di tanto in questo momento, è abbastanza sotto controllo, ha fatto, mi sembra, il più 3,5% ieri. Il punto è riuscire a mantenere rapporti con quei paesi arabi che hanno aumentato la produzione ultimamente, perché hanno trovato gli accordi anche con gli Stati Uniti e in sede OPEC. Speriamo che sia così, perché per noi incide moltissimo in termini di inflazione e di capacità di incidere sulla crescita. Bergamini. Ma intanto dobbiamo augurarci che da questa situazione che stiamo commentando non si generino i presupposti di un ulteriore ricatto energetico, chiamiamolo così, nei confronti dei paesi che hanno più bisogno di energia da fuori, tra cui naturalmente il nostro. Anche qui si apre ovviamente una bolla di grande incertezza, non sappiamo come il precipitare della situazione tra Israele e Palestina inciderà, in che forma, sul costo ovviamente del petrolio, sul prezzo del petrolio, e quindi è un altro punto interrogativo. È evidente che abbiamo questa difficoltà non da oggi, stiamo combattendo col fatto che siamo dipendenti energeticamente, non è colpa del governo oggi in Italia, ma è colpa di scelte fatte o non fatte, a mio parere anche scriteriate come quella sul nucleare, ma legittimamente e democraticamente compiuta nei decenni passati. Quindi noi oggi ci troviamo ad affrontare una situazione di bisogno che è frutto di scelte o non scelte fatte nel corso di decenni. La morsa che si sta creando tra comunque il costo dell'energia, che è ballerino, e la situazione economica in Italia e un po' in tutta Europa, con, è vero che non c'è una recessione, però di fatto con questa morsa del costo dei prezzi che aumentano, ci impone di agire al meglio possibile. Qui abbiamo visto, ritorno ancora un attimo su Bruxelles e sul Partito Popolare Europeo, perché abbiamo condiviso dei sondaggi fatti appunto in tutti gli stati dell'Unione Europea, dove la prima preoccupazione dei cittadini europei è l'aumento del costo della vita, cioè è la paura di non riuscire con il proprio stipendio, con i soldi che guadagnano, a poter far fronte a questo aumento. Paura legittima. Poveri.
poveri. Ed è un tema che, se noi ci isoliamo dall'Europa, davamo per superato, non ci siamo mai negli ultimi decenni immaginati di poter diventare poveri e marginali, ma questa è la vera preoccupazione dei cittadini europei e su questa noi dobbiamo agire. Ecco perché, e finisco, avete accennato alla legge di stabilità, abbiamo cercato di ribadire sempre tutti i partiti della maggioranza che sostiene questo governo che ci focalizzeremo sul tentativo, che riuscirà, mi auguro, di riempire un po' di più le buste paga degli italiani, di farle un pochino più ricche, stabilizzando il taglio del cuneo fiscale, cercando di detassare, vedremo se troveremo le risorse, gli straordinari, le tredicesime, i festivi, insomma, cercando di lasciare più soldi, perché è evidente che dobbiamo vedere con concretezza la paura principale, non solo in Italia, devo dire, ma di tutti i cittadini europei, di rimanere poveri. Io ringrazio l'onorevole Bergamini, ringrazio il senatore Alfieri. Ci fermiamo qualche istante, fra poco riprendiamo parlando di economia italiana con ospite il presidente dei giovani di Confindustria. Restano i nostri colleghi. A fra poco. E 16, buongiorno a Riccardo Di Stefano, il presidente dei giovani industriali di Confindustria, naturalmente. 13 e 14 avete l'appuntamento tradizionale a Capri. Io le faccio sentire cosa ha detto ieri la presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio, non so mai, Giorgia Meloni, a proposito del PNRR e della terza rata che ci è stata pagata dall'Europa. All'esito di un lavoro lungo e importante, l'Italia incassa oggi dalla Commissione europea la terza rata del PNRR per un importo di 18 miliardi e mezzo che, insieme a quelli già precedentemente presi, ci hanno fatto incassare finora circa il 44% dell'intero ammontare delle risorse del Next Generation EU. E sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca. È la dimostrazione di un lavoro proficuo che abbiamo portato avanti con la Commissione europea, che ci porta oggi a discutere per una valutazione positiva sulla quarta rata e sulla revisione complessiva del piano, compreso il capitolo del Repower EU. È la dimostrazione di come l'Italia e il governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà e auspichiamo per il futuro che anche quelli che, diciamo, ci credevano poco imparino a credere un po' di più nella capacità che questa nazione ha, soprattutto se si lavora tutti nella stessa direzione, di raggiungere i propri obiettivi. Di Stefano, la rata ce l'hanno pagata dopo una lunghissima e complicata trattativa e siamo già in ritardo per la quarta, va bene. E il piano va avanti, invisibile ancora agli italiani, invisibile soprattutto nella parte delle riforme che dovrebbero essere la parte più importante per certi versi del piano stesso. Ma stiamo arrancando sotto quel profilo? Ma dobbiamo riconoscere al governo che l'approccio che hanno avuto sul cambio della governance del piano è stato positivo. È la modifica nel senso di rendere più coerenti gli interventi del piano con Repower EU e con i fondi di coesione andava incontro ad una, tra l'altro, sollecitazione di Confindustria. Adesso però, come diceva lei, occorre recuperare il terreno perso da cambi di governo, quindi non voluti agli attori attuali, ma degli elementi fisiologici, e poi non solo mettere a terra i tanti investimenti, le tante infrastrutture, alcune delle quali strategiche per il rilancio economico del Paese, ma anche e soprattutto continuare sul percorso delle riforme, che invece sembra si sia un po' arenato. E che dovevano essere la cosa che già era stata varata, perché sono condizione per la quarta, per le altre rate. Esatto, i famosi punti teoricamente dovrebbero essere tutti adempiuti, le riforme dovrebbero essere in corso d'opera, ma non le vediamo. Roberto Arditti, ieri audizione di Banca d'Italia, lo avevamo ricordato anche prima, con le preoccupazioni sui conti che erano state già anticipate dal governatore il giorno prima, che diceva che il governo deve dare delle rassicurazioni ai mercati perché altrimenti... Beh, il sentiero è stretto e su questo non è che c'è da fare un gran dibattito.
Devo dire onestamente che anche noi in Italia abbiamo sviluppato tutta una lunga questione intorno a queste rate del piano europeo e onestamente ho la sensazione che il governo tutto sommato sta facendo la sua parte nell'unico modo possibile. Il piano italiano è il più... Cioè inseguendo più che no, voglio realizzando? Solo, cioè, allora, perché anche qui ci sono le chiacchiere e poi ci sono gli aspetti concreti. Il piano complessivo cuba per l'Italia oltre 200 miliardi esatto. di euro. Una cifra che è vero che comprende una serie di riforme importanti, alcune delle quali, penso alle questioni sulla giustizia, sono in larga parte da sistemare, ma dal punto di vista del peso economico, la gran parte di questo denaro è su opere. Allora, il lavoro italiano, che è il più grande di tutta l'Europa, nessun paese ha un totale di risorse che verranno trasferite di questa entità, si sta adeguando questo lavoro con una certa fatica, ma vorrei anche dire che sulla terza e sulla quarta rata il lavoro sta andando, diciamo, a compimento. E questo noi dobbiamo riconoscerlo con una certa soddisfazione, comunque la si pensi sotto il profilo politico, perché l'investimento da oltre 200 miliardi di euro dell'Unione Europea sull'Italia, due terzi dei quali a prestito... A tassi favorevolissimi. Sì, sempre prestiti sono, quindi sono soldi che vanno restituiti. Potevamo non prenderli. Questo investimento, ma abbiamo fatto bene, è una grande occasione, tra l'altro se dovessimo prenderli a prestito sul mercato li pagheremmo di più, quindi tanto vale averli presi lì. Detto questo, questa gigantesca operazione di finanziamento internazionale sull'Italia è una sfida molto ambiziosa per il nostro sistema. Quindi il fatto che la si sta, con tutte le correzioni del caso, tappa dopo tappa, faticosamente portando a termine, è una vittoria di cui per esempio beneficeranno anche i governanti della prossima legislatura. Perché siccome questo piano si conclude al 31/12/2026 e in Italia si è votato nel 2022, le prossime elezioni, se la legislatura dura 5 anni come 27. È auspicabile, saranno nel 2027, quindi i vincitori delle prossime elezioni si troveranno con un gigantesco compito a casa risolto. Per cui dovremmo tifare tutti perché questa cosa giunga a compimento, con un pizzico di spirito nazionale, di tricolore, che ogni tanto potrebbe anche sbucare nel nostro dibattito nazionale o no. Ma perché c'è chi tifa contro, Umberto, in qualche maniera? Non credo del carrello tricolore o del carrello, diciamo così, arcobaleno, no, non credo. Su questo sono d'accordo con Roberto, ma se mi permetti potrei fare una domanda... Siamo giornalisti. No, nel senso che per collegarci anche un po' a quello che abbiamo discusso in precedenza, perché voglio dire, si parla sempre quando si parla di politica estera del sistema paese, no? E la politica estera di un paese come l'Italia, di una potenza industriale, non è fatta soltanto dal governo, dalla diplomazia, ma è fatta ad esempio dall'imprenditoria oppure dall'ENI, ad esempio, che è stato sempre una sorta di ministero. Ecco, io le chiedo. A proposito anche di questo titolo del Sole 24 Ore, i venti di guerra generano la crescita. Ecco, dal vostro punto di vista c'è una forte preoccupazione per quello che sta avvenendo, diciamo, nel mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente? Certamente, noi siamo un paese esportatore e come tale, cioè, gli stravolgimenti geopolitici incidono quasi immediatamente sul commercio internazionale, lo stiamo vedendo, e in gran parte il rallentamento della crescita è proprio dovuto a fattori esterni come la crisi russo-ucraina e speriamo, diciamo, in misura molto minore anche quest'ultima tensione internazionale. Riprovane, tanto è vero ciò che lei ha detto, che Confindustria da poco tempo ha aperto una propria sede in Ucraina, ha aperto una sede a Singapore ed una sede a Washington, proprio perché per presidiare e per cooperare con, diciamo, la Farnesina e gli attori internazionali pubblici affinché appunto si consolidino queste catene del valore internazionale e queste relazioni. È anche un enorme business l'Ucraina di dopodomani. Ce lo auguriamo innanzitutto per l'Ucraina, perché vorrà dire che sarà ripartita un'economia in conflitto. E poi naturalmente noi come sistema paese intendiamo, vorremmo dare il nostro contributo di tecnologie, know-how, di capacità realizzativa. Che siamo tra i migliori in questo, oggettivamente siamo tra i migliori. Giacalone, per tornare ai numeri di Banca Italia,
è quella la grande preoccupazione, perché poi noi il governo annuncia una manovra prudente. Prudente perché i soldi non ci sono, e naturalmente un conto è dire le cose all'opposizione, un conto poi è farle quando si è al governo, e Giorgia Meloni ha capito perfettamente qual è il quadro nel quale tocca muoversi. Sì, prudente, diciamo così, è un'aggettivazione che non si vende sul mercato, poi non si capisce bene rispetto a che cosa sarebbe imprudente o incosciente, tant'è. Il tema qual è? È inutile che ci giriamo attorno. Quando si fanno le campagne elettorali è normale che si sia un accento retorico, anche un po' demagogico, sul fatto vota per me che farò questo, vota per me che farò quell'altro. Questo è la politica. Questo è normale. Da noi si è un po' ecceduto e si è andati alla promessa di cose apodittiche, indimostrabili e soprattutto irrealizzabili, diciamo senza confine di schieramento. Ciascuno ha promesso delle cose che sono abbastanza insane. Allora il tema è, adesso che lei è al governo, pensa di dover mantenere tutto quello e quello ti guarda dicendo ma hai preso per scemo, tanto non è possibile, quindi lui la domanda è sciocca. Dice, perfetto, allora quanto ne mantengo? Per esempio, sulla questione fiscale, la flat tax di cui non si farà mai, non esiste, non sta, però non potendolo dire in questi termini si dice la realizzeremo verso la fine della legislatura. Il tema del bilancio che deve essere presentato, la proposta di bilancio deve essere presentata alla Commissione europea entro il 15 di ottobre, quindi sarà il 15 di ottobre, la nota di aggiornamento è già stata presentata. Sull'anno 2024 cosa fa? Cerca di contenere il più possibile la spesa corrente, considerato che la spesa per investimenti è interamente coperta o dovrebbe essere interamente coperta dal PNRR. Guardate che questo è un vantaggio enorme di chi governa oggi, a saperlo fare. La parte di investimenti sta lì. È vero, come diceva prima Arditti, che 2/3 sono finanziamento, ma considerato che noi oggi vendiamo BTP valore a un tasso enormemente più alto di quell'altro, i soldi del PNRR hanno due vantaggi. Il primo è che sono a un tasso più basso e il secondo è che sono vincolati a delle realizzazioni, grazie al cielo, e non a aumentare le pensioni anziché aumentare le prebende. Quindi questi sono fatti positivi. Dall'altra parte qualche cosa devi pur concedere. Ecco, in questo margine 1.2 di crescita, non so quale sia la vostra opinione sul 24, assomiglia a una previsione molto ottimistica. 0.1 di decrescita sul PIL del debito è troppo poco. Altrettanto. Se una perturbazione si infila in questo spazio, diciamo, strettissimo, cominciano i problemi. E i problemi con cosa si traducono? Si traducono nel fatto che paghi di più il costo del tuo debito pubblico, il che significa che hai meno soldi per investimento e per spesa corrente. Quindi togli a sanità, scuola, strade, che ognuno ci mette. Allora, per dire... Questo è il punto. Dopodiché è evidente che la politica tutto non può dare, di qualsiasi colore sia, però potrebbe evitare di tutto promettere, di qualsiasi colore sia. Allora, aggiungo due elementi. L'ufficio parlamentare di bilancio, la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, poco fa ha affermato che la previsione è per una seconda metà dell'anno in cui sostanzialmente l'economia ristagna, ma questo ce l'aspettavamo, registra comunque una crescita molto limitata. Ci aspettiamo una seconda parte dell'anno non particolarmente brillante. Tra le note positive, l'inflazione in calo e l'occupazione che tiene, ma il numero che vi volevo leggere era arrivato pochi istanti prima, sì, eccolo qui, ed è sicuramente non positivo, perché il prezzo del gas in Italia oggi, 10 ottobre, è a 41,06 euro al megawattora, in rialzo rispetto ai 33,29, quasi 8 punti, rispetto al dato di ieri. Di Stefano, con questi numeri saltano tutti i conti che abbiamo fatto finora. Lo dicevamo purtroppo prima, uno shock internazionale di questa portata rischia di avere delle ripercussioni. Naturalmente, prima di tutto pensiamo a quelle umanitarie, che sono la priorità di tutti, ma poi anche su un paese energivoro come il nostro. Noi, il nostro PIL è dato appunto da questa differenza tra i costi e l'export, e abbiamo visto come eravamo appena usciti da una forte dipendenza russa e avevamo, devo dire in maniera anche eccellente, diversificato gli approvvigionamenti, ma evidentemente questa crisi internazionale oggi ci preoccupa da questo punto di vista. Ci preoccupa anche moltissimo
doverci finanziare con dei tassi così alti in questo momento. Vedo che è molto sintetico, mi consentirete un paio di domande. Certo. Salario minimo sì o no per voi? Secondo noi non sarebbe la soluzione. La contrattazione collettiva può e deve assicurare una maggiore equità e una maggior tutela di tutte le categorie. Parla un'associazione che tra l'altro non si pone questo problema, perché i contratti firmati da Confindustria sono pressoché tutti sopra la soglia minima di cui si parla, ma è la contrattazione, è il rimettere al centro le parti sociali che alla lunga e che tra l'altro è stato riconosciuto dall'Unione Europea consentirà una crescita equilibrata dei salari. Le salari che crescono solo se cresce la produttività, perché questo purtroppo non lo dice nessuno. Nel nostro paese la produttività è ferma al palo da moltissimi anni, ma si chiede alle imprese invece di espandere la voce dei salari. Guardando le cose da giovani industriali, qual è l'emergenza che vedete più importante per il nostro paese? La denatalità, il debito che ci pesa? La scarsa qualità, della nostra industria è veramente ardua, però probabilmente il fattore da cui non si può tornare indietro è quello della denatalità. È relativamente semplice, ci vuole un po' di tempo. Beh, poi per avere ci vogliono molti anni per invertire il trend, quindi se iniziassimo adesso non con è una forte il debito, espansione, l'enorme debito che pesa su questo paese. Ma il debito, lei ha citato tre grandi vulnus da cui non si esce in un giorno con una riforma, perché anche a formare benissimo, in maniera orientandoli bene i giovani oggi, i risultati sulla società e sul tessuto produttivo si vedranno tra 20 anni. Però se come prerequisito non ci saranno i giovani che si formano perché non nascono e non ci saranno i giovani che pagano pensioni e debito pubblico, il dibattito... E gli immigrati? Gli immigrati oggi sono raffigurati come un problema, ma occorre pensare che possono essere una parte di questa soluzione, anche perché ci sono paesi come la Germania che ne stanno facendo una questione di competitività, attraendo i migliori. Non è demagogia, ma una ricchezza. È un tema serio che non può essere banalizzato, però è vero che non si può limitare ad un'analisi su un problema di ordine pubblico, anche perché la denatalità... le politiche di natalità sono di lungo termine. Nel medio un'immigrazione qualificata è una ricchezza per i nostri territori e anche per la nostra industria, che non trova, ha sempre più difficoltà a trovare profili qualificati da inserire nel... Ho 3 minuti, quindi un minuto per uno. Sul peso del nostro futuro, quale delle questioni che citavo prima, denatalità, appunto debito, scuola che non funziona, immigrazione, problemi nella gestione di questo, quale, Roberto? Ma la mia opinione è questa: intanto le condizioni generali dell'economia italiana sono migliori di quelle di alcuni anni fa. Io vorrei solo ricordare, primo, che per un lungo periodo l'Italia ha avuto tassi di crescita sotto la media europea non è la condizione attuale. Secondo, noi abbiamo sempre lamentato un gigantesco problema di disoccupazione in Italia, soprattutto nelle regioni del sud. I dati della disoccupazione italiana sono i migliori degli ultimi 30 anni, quindi non va tutto male da noi. Io resto molto affezionato e preoccupato su un tema, e cioè che l'Italia non è una. Ci sono tante Italie diverse e c'è un'Italia tendenzialmente al nord, anche se in alcune aree del sud ci sono segnali di vitalità importanti, che viaggia a una velocità, e c'è un'altra Italia che non ce la fa. Questo è un grande peso collettivo che meriterebbe, a mio avviso, un piano straordinario, che non vedo. Un minuto a Umberto. Ma anche 30 secondi. Io applaudo le parole che sono state dette prima dal Presidente dei Giovani Industriali sulla questione dell'immigrazione, ma non è una questione di parte politica. È proprio ribaltare anche dal punto di vista della prospettiva, cioè considerare queste popolazioni giovani non solo come una minaccia ma come una risorsa che va governata, ovviamente, ma questo è. Cioè una società più ricca anche da questo punto di vista ha bisogno di queste persone e non le dobbiamo demonizzare. Io credo che sia molto veramente importante quello che è stato detto. Giacalone.
diminuisce la disoccupazione, l'età media cresce, ma rimaniamo al 61,2% della partecipazione al lavoro della popolazione attiva, che a noi sembra tanto perché è in crescita rispetto agli anni scorsi, ma è la più bassa d'Europa. Cioè noi siamo il paese fatta tara dell'economia nera, perché una parte di questo si traduce in evasione fiscale, in cui la partecipazione regolare alla crescita della ricchezza, quindi anche dei salari, del benessere, delle condizioni di vita, è molto bassa. Il problema più grosso è l'entusiasmo, è la voglia di esserci, la voglia di fare. Facevamo più figli e lavoravamo di più nell'Italia degli anni 50, quando effettivamente noi siamo, la mia era la prima generazione che ha visto la fettina. Però Davide, quel numero lo fanno essenzialmente alcune regioni, eh? Sono il prodotto. No, ma no, questo non c'è alcun dubbio. Allora, io mi devo fermare, ringrazio il presidente Di Stefano, ricordo allora, convegno ai giovani di Confindustria, 13 e 14 ottobre a Capri, vi ricordo anche una cosa che accade oggi a Roma, la fiaccolata del foglio alle 20 a favore di Israele all'arco di Tito. Vi lascio a Coffee Break, vi ringrazio di essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 8, sempre qui con Omnibus. Grazie, arrivederci.